Come un uomo difende Coco Chanel dalle accuse che le sono mosse? Ma le accuse innanzitutto vanno comprovate. E qui si parla di qualche cosa, di una leggenda quasi. Poi difendere una donna come Coco Chanel non è difficile, perché è come difendere la Tour Eiffel, come difendere una delle più grandi immagini della Francia dopo la Giovanna d'Arco e De Gaulle. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di un personaggio che ha dato vita e che dà vita ancora oggi ad un mito, un personaggio che ha rivoluzionato l'aspetto estetico di un'epoca. Quindi, signori, Coco Chanel... Quindi le accuse che le sono mosse perché è stata una donna rivoluzionaria a modo suo. A modo suo è stata una donna rivoluzionaria, è stata una donna di una forza incredibile ed è stata una donna che ha saputo imporsi anche ai nazisti.